pretendenti appaiono in ottima forma fisica e il tifo è alle stelle. Dopo i preliminari di rito e la tradizionale stretta di mano, la campionessa in carica si esibisce in una delle sue caratteristiche dimostrazioni di forza che suscitano l'ilarità del pubblico. Questa sembra diventata ormai una costituzione di tutti. Le vittime del momento accettano divertite di lasciare il quadrato in modo così. Abbassa un po' il volume. E adesso dovrebbe finalmente iniziare l'incontro. Ecco il go, prima ripresa. Abbassa il volume, sei sordo. Cosa succede? Vado a vedere dietro. Lascia perdere, siamo quasi arrivati. Appunto. Non voglio avere rogne. Appare evidente la superiorità della giunonica Liselotti. Che diavolo succede? Vassili, morto. Accidenti. Tenete la bocca chiusa o saremo tutti nei guai. E non c'è una presa, ma la pianta Valtrao non c'è. Dai, Sandy, devi aiutarmi, uno non ce l'ha fatta. Accidenti. Ma cos'è successo? È morto, non lo vedi? Su, dammi una mano, ce ne dobbiamo liberare. Dannazione. State indietro voi. Proprio adesso doveva crepare questo. Che ti importa? Aveva già pagato per passare la frontiera, tanto peggio per lui. Cosa c'è? Non sarebbe il caso di farli uscire dalla dentro. No, si capisce subito che sono profughi. Se passasse una pattuglia sarebbero guai. E se trovano quello morto nel cassonetto della spazzatura? Non è detto che lo trovino subito. Comunque non ha documenti addosso. Accidenti. Proprio lì dovevi gettarlo. Neanche tu vivevi in una reggia poche settimane fa. Tanto che aspettate? Ah, siamo appena arrivati. Possiamo fare il trasbordo? Hai fretta di liberarti dei russi, vero? Quanti sono in tutto? 4. All'ultimo momento uno ha rinunciato. Si vede che si trovava meglio a Kiev. Falli scendere. Forza, scendete! Fate presto, coraggio, muovetevi! Dai, 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 svelti ragazzi! Forza, forza! Dai, svelti! Avanti, avanti! Sbrigati! Là dentro! Avanti! Sembrano piuttosto intirizziti. Avanti! Almeno dalle nostre parti troveranno un po' di sole. Adesso li fate proseguire? Come sempre.
Su, scendete. Presto. Muovetevi, avanti. Da quella parte. Su, andate, presto, presto. Su, avanti, camminare, camminare. Devi portarne altri. No, soltanto questi per oggi almeno. Ne sono arrivati molti questa volta. Quattro russi, i soliti poveri illusi. Sapere che cos'hai? Quando faccio ginnastica ti nascondi sempre. Dovresti prendere esempio da me, pigrone. 46, 47, 8, 9, 50. E adesso che cosa hai in mente? Ah. Ho capito, mi vuoi dimostrare chi è il più forte, eh? Va bene. Dai, 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 dai. Prendi la palla, Rex. Prendi la palla. Dai, dai, dai. Così. Così, tira. Tira, Rex, tira. Tira, così. Tira, tira, tira. Ancora, così. Vai. Tira, Rex. Vai, vai. Bravo, Rex, bravo. Tira. Così. Bravo, Rex. C'è scritto sui manuali che ogni tanto bisogna lasciar vincere anche il cagnolino. Hai letto il manuale anche tu? Non c'è fretta, Rex. A quest'ora può essere solo Stocky. Però potresti anche imparare a rispondere. Grazie. Pronto, Stocky? Sì, me lo sentivo che eri tu. Esattamente dove? Bene, veniamo lì. Rex, al lavoro. Allora? Cosa mi dici? Ci sono lividi rossastri e un principio di necrosi. Probabilmente causato dal freddo che ha sofferto. Nient'altro? Solo una lieve contusione alla testa. Secondo me è morto assiderato. In pieno agosto? Un momento, prego, signori. Rex, ciao! Che bello! Che bello vederti! Sei molto affettuoso, eh? Salve, dottore. Di solito non sei tanto allegro quando mi vedi. Per forza, mi costringi sempre a lavorare. Buono qui, Rex. Identità sconosciuta, niente documenti. Con tutta probabilità è morto assiderato. Un bel affare. Non abbiamo già avuto un caso analogo? È vero. Anche quello assiderato. L'hanno trovato in un parcheggio a 3 chilometri da qui. I colleghi non ne cavarono un ragno dal buco. Forse era un profugo dell'est. Beh, potrei controllare i risultati dell'autopsia dell'altro morto. Eh? Che ne dici? Ah, sì, certo. Ottima idea. Allora. Vediamo che si può fare. Guarda, che cosa ha trovato? Da qui si direbbe solo una chiazza d'acqua. Se dovessi controllare ogni goccia d'acqua che trovo, starei fresco. Io comunque farei volentieri una prova. Sei davvero convinto che possa funzionare? Seguiamolo e vediamo.
Tombola, Stocky. Che mi dici adesso? Beh, non parlo più, ma non riesco a capire che cosa ha fiutato Rex. Quel poveretto è morto assiderato, no? Ma secondo il medico legale non dove lo abbiamo trovato. Bravo, Rex. Allora, che significa? Beh, che deve essere morto altrove. Bravo. E dove? Si può morire assiderati solo se si rimane esposti a basse temperature per molto tempo, dice il medico legale. Accidenti, un furgone frigo. Sei un genio, Stocky. E cosa trasportano di solito? Generi alimentari, verdura, carne. Esatto. Adesso sai che cosa ha fiutato Rex. Vado a dare un'occhiata qui dietro. Ok, anche noi. Rex? Allora? Che c'è? Hai trovato qualcosa? Eh? Ok, cerca! Rex! Abbaia se trovi qualcosa! Non ci hai messo molto. Però non era questo che dovevi cercare. D'accordo, tutti hanno diritto alla vita privata. Si riferisce a se stesso oppure al suo cane? Veramente a tutti e due. Ma per lui è più facile. Voglio dire, ha più tempo libero. E inoltre... Inoltre, lui non ha bisogno di tanti preamboli, vero? Ecco, non volevo essere così esplicito. Viene spesso a passeggiare qui? Sì, sì. Io adoro andare in bicicletta. Lei però non mi sembra del posto. In caso contrario l'avrei sicuramente incontrata. Purtroppo sono qui per lavoro. Sono della polizia, mi chiamo Moser. Ma non sembra un poliziotto. Che cosa è successo? Abbiamo trovato un cadavere qui vicino e un indizio ci ha portati dritti a quel parcheggio. Lei ha notato qualcosa di strano in questi ultimi tempi? No, niente. O forse sì, aspetti. Ho visto un furgone parcheggiato proprio in quel posto, 2 o 3 volte. Sì. E... non è che per caso si ricorda la targa di quel furgone? No, no, non ricordo neanche la mia. Però ho notato che il conducente restava sempre a bordo. Ah, si ricorda che tipo di vettura era? No, per me i furgoni si somigliano tutti. Ricordo solo che era rosso scuro. Rosso scuro, ne è sicura? Sì. Sì, ho visto quel furgone passare da queste parti un paio di volte anche di giorno. Sono sicura del colore, sì. Senta una cosa, è possibile che sia di qualcuno che vive qui nei paraggi? Non ne ho idea, ne passano sempre parecchi da queste parti. Di solito vanno tutti laggiù, dove c'è la discarica. Adesso cosa facciamo? Aspettiamo il furgone rosso? Sì, oppure possiamo chiedere agli operai. Può darsi che qualcuno di loro lo abbia visto. Per oggi ne ho abbastanza di stare tra i rifiuti. Questa puzza è semplicemente insopportabile. Vorrei respirare un po' d'aria pulita. Vieni, metti un po' sotto al naso, è miracolosa. Accidenti, è fortissimo. Ma che diavolo è? Pomata al mentolo, è un rimedio del medico legale. Sul serio? Non ti fa sentire la puzza? La usa sempre prima di un'autopsia. Rex! Rex, vieni qui, che c'è? Deve aver trovato qualcosa. Che cosa c'è? Vuoi andare lì? Eh? Ok. Sta buono qui, eh? Buono. Vediamo che c'è di interessante. Ma non ti sembra di esagerare un po'? Ma tu guarda la robaccia che c'è in giro, Stocky. Basta un graffio e si prende la setticemia. Rex, abbaia quando siamo arrivati, eh? È qui? Ecco. Su, vai.
Bravo, Rex, bravo. Ecco, lascia fare a me ora, eh. Ecco qui. Vediamo un po' che cosa... Che c'è? Oh no. Puoi darmi dei dati precisi? Direi di sì. I resti trovati nella discarica appartengono a due persone di sesso maschile. Erano suddivisi in 5 sacchetti di plastica. Comunque i tuoi uomini continuano a cercare. La causa della morte è la stessa per entrambi? Sì. Un'overdose di Halotan. È un narcotico molto potente. Hanno usato un narcotico? Ma che motivo c'era di ucciderli in questo modo? C'era e come. Ai due cadaveri mancano i reni. Che cosa? Già, hai sentito benissimo. Ai due corpi mancano entrambi i reni. Sono state estratte a regola d'arte. Sicuramente ha a che fare con dei trafficanti di organi umani. Vuoi dire che introducono clandestinamente nel paese quei poveri diavoli dall'est per prelevare i loro organi, è così? Già, temo di sì. Puoi sterilizzare gli strumenti. E visto che escono dal loro paese illegalmente, nessuno osa denunciarne la scomparsa alle autorità. Le famiglie aspettano che siano loro a dare notizie una volta sistemati all'estero. Quanto può rendere un rene? Parecchio. Al mercato clandestino la cifra si aggira sui $50,000. Per soldi sono disposti a tutto. Ma chi può arrivare a tanto? Questo è un crimine sconvolgente. Non so cosa dirti. Purtroppo non possiamo più fidarci di nessuno. Non è una cosa facile. Ci vuole una certa attrezzatura, un medico, una sala operatoria, o no? Non necessariamente. Per uccidere una persona con l'Halotan ed estrarre i reni, non occorre una sala operatoria. Basta avere un tavolo e gli strumenti adatti. L'operazione in sé per sé non è difficile. Asportare i reni a qualcuno non è affatto un problema. Al contrario, non è facile effettuare un buon trapianto. Entro quanto tempo deve avvenire? Entro 48 ore circa. Ma conservando i reni in una borsa frigo, in un giorno arrivano in qualsiasi angolo della Terra. Non potevano asportare il cuore o il fegato perché vanno trapiantati immediatamente. Invece i reni... Potrebbero farlo anche in uno sgabuzzino. È così? Sì. Esatto. Accidenti, in questo quartiere le case sono tutte uguali. Potrebbero essere ovunque, capisci? Sembra che la fortuna ci aiuti. Pronto, Stocky? Stiamo seguendo il furgone rosso. Non noto niente di strano, ci sono due persone a bordo. Si dirige verso la statale. Adesso si trovano quasi all'altezza della chiusa. Niente imprudenze, Richard. Aspetta che arriviamo lì, sono professionisti. Richard. Stocky? Stocky? Richard! Mi senti? Ma che... Ma no. Rex, lo vuoi come osso da rosicchiare, eh? Allora, quanti sono? 3. Thank you.
dentro. Accidenti. La batteria. No, adesso no. Che c'è, Rex? Che succede? Oh! Scappa, Rex! Via, corri! Fritz, occupati del cane! Questa la prendo io. E tu saresti un super piedipiatti, Il cane è scappato! Quelli vogliono ammazzarvi. Scappate! Appena potete. Ho detto che vi uccideranno, mi capite o no? Död! Kill! Dal diavolo! Forza, scendete. Andate là dentro. Adesso puoi scendere. Dove andiamo? Il capo mi ha riservato una calorosa accoglienza? Di solito non parlo mai con i galoppini. Non capiscono mai alla prima. Lo sbirro fa anche lo spiritoso. Ma non lo sarai mai abbastanza da farmi ridere. Su, vieni. Attento, ci sono dei gradini. Prima il sinistro, adesso il destro. Su, avanti, muoviti. Questo non ve lo insegnano all'accademia. Non è il Grand Hotel, ma tanto non ci resterei a lungo. Vuoi scommetterci? Avanti, muovetevi. Su, venite, venite.
Andiamo? Forza, siamo quasi arrivati. Entrate qui. Non mi fanno mai i capelli. Eh sì, è tutta roba vostra. Sì, avanti. Non vi è bastato che abbiano trovato i cadaveri nella discarica? Adesso mi portate anche un piedipiatti. Cosa avrei dovuto fare, secondo lei? Lasciarlo lì ferito o ammazzarlo sul posto per poi trovarci 100 sbirri alle calcagne? In ogni caso, ora abbiamo un grosso vantaggio. Sa bene che cosa significa. Dobbiamo chiudere bottega e alla svelta anche. Facciamo questi interventi e poi togliamo il disturbo. Per colpa vostra dobbiamo ritirarci dagli affari. Potremmo continuare altrove. Cosa ne facciamo dello sbirro? Non lo so, non ci ho ancora pensato. Siamo solo stati sfortunati. Può dirlo forte. Tutto è cominciato quando quei due straccioni hanno lasciato il russo nel cassonetto del parcheggio. Ormai non possiamo farci niente. Adesso vada di sotto. Klein è appena arrivato. Speriamo che stavolta le mani non ti tremino come l'altro giorno, Klein. Adesso la roba l'avrai solo al lavoro fatto. Però io non combino mai guai. Voi invece, da un paio di giorni non si vedono che poliziotti qua attorno. Stiamo per tagliare la corda. Forse il capo ti porterà con sé, Klein. O ti illudi ancora di poter esercitare? Lasciami in pace. Pensa, potresti prescriverti da solo il tuo veleno. Così, bravo, Rex. Provaci, Rex. Potrebbe funzionare. Tira. Sì, bravo. Tira la sbarra. Così, Rex, bravo. Così, tira la sbarra. Coraggio, Rex. Avanti. Così, ancora, bravo. Rex, che c'è? Provaci ancora. Coraggio! Proviamo ancora, Rex. Non aver paura. Devi fare solo un'iniezione per non ammalarti. Per non ammalare? Sì. Se tu stai male, non trovi lavoro. Niente la botta. Hai capito? Dai, sali. Avanti, Rex.
Su, che puoi farcela. Coraggio. Così, tira. Stringi forte e tira. Bravo. Sta cedendo. Coraggio, Rex. Tira. Ancora. Ancora. Sì, bravo. Bravo, Rex. Tira. Ancora un po', Rex. Tira. Sì, bravo. Ecco fatto, adesso puoi stare tranquillo. Spassiva. Bravo, Rex. Così, ancora. Bravo, Rex. Sei un campione! Bravo! Vieni giù, Rex. Devi saltare! Coraggio! Sulla mia schiena! Sulla schiena, Rex! Dai, coraggio! Salta! Piano! Piano, Rex! Pronto? Salta! Sei un campione. Bravo, Rex. Sei un campione. Sei bravissimo. Bravo, Rex. Bravo. Bravissimo. Sei un vero campione. Guarda, Rex. La corda, la vedi? Devi rompere la corda. Avanti. Provaci. Dai, non è difficile. Avanti, Rex. Coraggio. La corda, Rex. La corda, avanti. La corda. Rompi la corda, Rex. Sì, bravo. Così. Tira. Bravo, Rex. Avanti. Tira. Tira. Così. Così. Bravo. Così. Così. Ancora. Tutto a posto là dentro? Tra 10 minuti puoi portare il prossimo. Oleg, tocca a te dal dottore. Sì, così. Così, Rex. Tira. Tira. Chi è il più forte, Rex? Eh? Chi è il più forte? Coraggio, tira. Tira. O vuoi che vinca io, eh? Avanti, tira. Abbiamo trovato la sua auto. È a circa 500 metri da qui, nascosta nel bosco. Guarda qui. Tracce di sangue. E c'è anche un proiettile. Sembra di tipo perforante. Della sua pistola? No, no, di certo. La sua ha un altro calibro. Dannazione. Dammi. A tutte le auto del settore. Qui Stockinger. Abbiamo trovato l'auto di Moser. Ci sono anche tracce di una sparatoria. È possibile che sia stato ferito. Sì. Avviate subito le ricerche. Bravo. Coraggio. Ancora. Ancora un po', ancora un po'. Sei un campione. Bravo, Rex. Sei un campione davvero. Sei il migliore del mondo, Rex. Bravo. Sei stanco, vero? Vieni. Vieni da me, Rex. Vieni qui, vieni. Coraggio. Così, vieni. Sei stanco, vero? Sei stato bravissimo, Rex. Ok. Ce l'abbiamo fatta, vero? Eh? Sì, adesso dobbiamo uscire di qui. Ok. Oh, mio Dio.
Che succede? Lo sa che sto facendo un lavoro per lei? Cerchi di sbrigarsi. Il mio aereo parte alle 18. Mi dispiace, ma non sapevo che fossero così tante. Ce la fa a farne altri due? Due? Sia un po' più veloce. Non posso perdere tempo. D'accordo, tenterò. Steiner! Sì? Dobbiamo poter partire in qualsiasi momento. Vada a preparare i bagagli. Che cosa ne facciamo dello sbirro? Lo elimini. Chiaro? Chiaro. Arriva qualcuno. Teniamoci pronti. Vai lì. Lì, Rex. Peccato, sbirro. Rex! Non sei molto fortunato. Questo me l'hanno insegnato all'accademia. Vieni, Rex. Sta vicino a me. Bernecker, metti tutto dentro l'ambulanza! Non abbiamo più tempo! Non riesco a trovare Steiner! Lascialo perdere! Andiamo, Rex. Vieni! Tutto ok, polizia. Polizia, dove sono andati? Nessuno qui. Tutti via. Ma sì, ho capito. Rimanete qui. Non muovetevi. Ambulanza bianca e verde. È targata Vienna. Aspetta, do un'occhiata in giro per capire dove. Dove diavolo mi trovo? Attento, Stocchi, sono armati.
incidente sulla statale 46 all'altezza del chilometro 27. Sono coinvolti due mezzi pesanti e tre autovetture. Mandate subito un'ambulanza. Ripeto, mandate subito un'ambulanza. Su, forza, corriamo! Ragazzi, sgomberate la strada, presto! Attenzione, polizia! Spegnete subito il motore! E mettete le mani sul parabrezza! Rex, Rex! Questo è Rex, lui sa di sicuro dove si trova Moser. Rex, tu sai dove è Moser, vero? Seguiamolo. Mettetelo giù. Rex. Rex. Stokey, come stai? Io bene. Ero fuori combattimento. Sì, abbastanza. Grazie a Rex siamo arrivati fino qui. Altrimenti ti staremmo ancora cercando. Sul serio? Rex, che cosa potrei mai fare senza di te? Noi abbiamo fermato l'ambulanza vicino all'aeroporto. Il principale indiziato si chiama Vallic, ricercato da 2 anni dall'Interpol per analoghi delitti commessi all'estero. Ottimo lavoro, allora. Dove sono gli altri? Sono lì. È stato fortunato, signor Moser. È una bella ferita, ma grazie al cielo non ci sono danni rilevanti. Comunque dovrà restare a riposo per qualche settimana. Certo, come vuole lei. Sì, proprio così. Sentito, Rex, devo riposare. Perciò dovremo portare a letto la palla, la corda per saltare e i tuoi biscotti.